Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dino Piero qui a giocare a Satisfactory. Siamo davanti alla nostra ultimissima fabbrica, quella che ci fa i motori e le travi in calcestruzzo armato con le macchinette che ci portano le travi d'acciaio. Quindi questo è un edificio che ci praticamente mette a disposizione tre materiali. Ne abbiamo fatti veramente pochi ragazzi, perché ne facciamo tre al minuto. Stiamo proprio sul minimo del minimo ragazzi, pure qui c'è veramente poca roba. Però almeno adesso abbiamo tutto quello che ci serve per finire la fase 2. Finalmente, già ho preparato il menu. Struttura polivalente, cablaggio automatico e la mira intelligente. Ne abbiamo già sentito parlare, ragazzi. Siamo pronti finalmente a farlo. Allora, quello che vedete è che è una triplo slot fabbrica, no? Quindi io in realtà andrò a costruire un edificio molto piccolo con tre assemblatori e basta. Utilizzerò proprio questi tre che vedete qua praticamente per fare esattamente una fabbrica per ogni tipo. Allora, il telaio modulare in realtà ne produco solo 5. Quindi, ragazzi, io qua se mettessi due lumaconi, a parte il fatto che 60 d'acciaio tocca pure i capin di Ipio, però questa è al momento con la città di Dune la massima produzione che potrò avere di struttura polivalente. Quindi 10 struttura polivalente. Statore ne faccio 15, ok? Però c'è, ma serve farne così tanti? Cioè, serve davvero fare 15 cablaggio automatico al minuto se di quell'altro ne faccio solo 10? Io direi di fare 10 e 5. Ci mettiamo 5 statori, 100 cavi. I cavi ne faccio 180, ragazzi, di cui 60 vanno dentro alla scatola e altri li metto a disposizione della rete logistica, quindi in realtà questi 100 li posso tranquillamente utilizzare per il cablaggio automatico. In più ancora abbiamo in realtà 10 rotori, ok? Ma lamiere rinforzate 15. Qui in realtà la lamiera intelligente è quella che potremo fare proprio addirittura la doppia produzione, ok? Un singolo slot. Ragazzi, ci mettiamo questi lumaconi, utilizziamo il possibile di tutte le altre fabbriche, senza fa niente, ok? Quindi avremo a disposizione cosa? Tre linee di output da buttare nel futuro ascensore spaziale che metteremo qui. Poi voglio fare anche una cosa. 1, 2, 3, 4. Andiamo qui, su speciali, trasmutatore Awesome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi altri 12. Ok, in più mi mancano le risorse da fare col Caterium, che se non sbaglio, vabbè, in realtà ragazzi, penso che un 16 trasmutatore Awesome bastano e avanzano, soprattutto perché mi costeranno tipo un Cristo in croce di corrente. Consumerò molta di sta roba, però ci sarà tipo, non so, i fili di rame ne arrivano 60 a botta, che insomma mi buttano veramente un sacco di spazio sulle belt. Quindi direi di fare un edificio che contiene a livello base, diciamo, tutti questi trasmutatori Awesome, al centro un modulo costruzioni per gli assemblatori che mi fa queste tre cose, ok? Quindi avremo praticamente tutto quello che ci serve e il modo di buttare tutto il resto, ok? Quindi, ragazzi, cominciamo a prendere un po' di spazio. Non dobbiamo portare niente in macchina, quindi in realtà allungherò la strada perché sì, però insomma, in realtà non c'è bisogno. Anzi, in realtà se devo allungare la strada oppure no, dobbiamo deciderlo. Probabilmente qui farò un angolo e costruirò l'edificio dove conterrò il quarzo e la silice. Insomma, questo non ve lo faccio vedere in diretta. Facciamo giusto per regolarmi nel futuro, mettiamo una strada curva. Mi manca il filo da rapido, lo vado a prendere subito. Regà, torna a sta zona, ne abbiamo bisogno semplicemente per il Caterium e il filo rapido, che in realtà non è necessario per fare la roba che dobbiamo fare. Però io voglio mettere, non so, il palo della luce, il cartello, tutte queste cose che in realtà un pochetto di filo rapido te lo fanno usare, ok? Però in realtà anche questo non è necessario, ok? Allora io in realtà volevo rifare un attimo il conto dei trasmutatori, perché in realtà 16 trasmutatori, ragazzi, quanto sarà di corrente? Una marea, calcola, quindi veramente buttati, cioè veramente corrente buttata. Allora io faccio 80 di cemento e quindi sicuramente ne va bene uno, ok? Qui invece col ferro faccio, se non sbaglio, meno di 60, meno di 60, quindi al massimo 120.
al massimo 2,40 con il ferro, non faccio più di 60 in ognuna di queste cose, quindi in realtà qua di trasmodulare Awesome me ne serve solo un secondo slot, ok, invece di 4 come avevo considerato. Qui tra rotori e quest'altri, ragazzi, faccio veramente 5 e 10, quindi me ne serve solo un altro, probabilmente manco. Qui faccio 60 cavi, anzi 180 cavi che poi mando pure in giro, 60 fili e mi pare qualche rotolone, quindi anche qui, ragazzi, basta un trasmutatore, considerando che la maggior parte dei cavi andranno nelle macchine seguenti, diciamo, per fare le robe della fase 2. Qui faccio 15 statori e se non sbaglio al massimo un 60 tubi d'acciaio. Qui ragazzi 3, 3 e manco 60, quindi pure qua ce ne vuole un altro. Ne metto 8, ok, ne metto 8 perché qui ce ne mettiamo un altro e un altro paio per fare un numero tondo. Per i futuri slot decaterium, insomma, delle cose che mettiamo qua, quindi facciamo tutto il coso qua così. Quindi in tutto 8 trasmutatori, ragazzi. Ok, quindi 1, 2, 3, lasciamo subito un po' di spazio, raga, questo qua sarà un edificio presumo piccolo per quanto riguarda l'altezza, perché potremo fare tranquillamente il modulo che ci fa i tre componenti al piano di sotto, però per quanto sarà lungo, magari sarà un po' più lungo, ok? Perché ci saranno tutti sti trasmutatori che un po' di spazio ce lo occupano. Quindi, che facciamo? Facciamo un'altra volta la stessa identica, proprio no? Cerchiamo di farmi un qualcosina di diverso. Ma si può provare a utilizzare qualcosa da arrotondato? Vabbè, però aspetta, arrotondato, dopo che abbiamo fatto tutto proprio quadrato, no, questo ce lo sfruttiamo per il futuro. Dai, ragazzi, allora, visto che lo abbiamo fatto troppo piccolo, alla fine sarà una cosa piccola, invece di fare quelle fondazioni gigantesche pecora, non usiamo il palo. Ok, quindi facciamo così. Qui, diciamo come all'inizio questo. Ok, quindi mo, quanto sarà largo? Non ho idea. Penso al massimo un paio di spazi qua. Poi in realtà, uno già si può parlare di vedere il modulo, questo qua dove costruisco la roba. Quindi potrei fare così: due in verticale, uno là. Mettiamo lo zuppone, ok, eccolo qui. Quindi, vabbè, proprio all'inizio così, appena entrata già lo butti. No, quindi però vabbè, mi serviva quello là. Quindi lo mettiamo qua. Facciamo così. Oddio, se è proprio solo un modulo, ragazzi, forse non c'è bisogno di farne due qua di lato, ok? Cioè, alla fine è veramente piccolo questo. Quindi togliamo un po' di roba qua. Togli un po' di roba qua. Togli un po' di roba qua, lo piazziamo subito il nostro progettone. Slot fabbriche, ops, slot fabbriche, assemblatori. L'uscita deve stare verso di me, ok. Mo' piazziamolo bene, ok. Quindi c'è stato spazio per camminare. Ma sì, dai, ma ci siamo, ma ci siamo. Quindi cablaggio, dumaghe. Struttura, due lumache, lamiera, tre lumache. Ah, più facile la lamiera, ma insomma, non ci siamo. Ok, quindi anche qui, quanto abbiamo fatto? Solo una fondazione? Ok, quindi all'angolo di questa qua già ci va il pilastro. Ok, molto bene, già siamo pronti. Dopo di questa ci devo avere abbastanza spazio da mettere tutti questi trasmutatori, ok? Allora, prima di tutto attenzione perché io devo cancellare. Speciali, trasmutatori. Ok, i trasmutatori devo avere accesso a almeno una loro parte, perché devo essere in grado di prendere i biglietti. Ok, quindi o faccio una finestrella o qualche sporcizia del genere. Non voglio fare un progetto per contenere sta roba. Ok, purtroppo questi qua sono particolarmente alti, questi edifici, quindi, oddio,
Allora, dicevo, questi edifici sono particolarmente alti, quindi insomma, almeno in altezza, questo edificio un pochetto occuperà, ok? E vedendo pure quanto sono larghi, mi sa che se ne devo fare 8, manco qui, manco si scherza con la dimensione, insomma, così. Li faccio a gruppi di 4, che se danno il culo a vicenda. Ma sì, ma perché no? Perché no? Quindi a gruppi di 4, dai. Ok, quindi quanto abbiamo occupato per questo obbrobrio? Compreso anche lo spazio per crearmi un corridoietto. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, quindi altri 5. Poi mi serve il muro e in tutto 7 devo fare. Ok, yeah. Tutto 7 per far pure la zampa, diciamo, della nostra classica struttura. Di sotto è pieno di mostri, carco, eh. Che siamo arrivati veramente in un'altra zona. Laggiù addirittura c'è un hard disk, ragazzi. Quindi siamo arrivati proprio a furia di costruire. Siamo arrivati, abbiamo esplorato quasi di più di quanto abbiamo fatto andando a piedi all'inizio. Che stanno le lumache là, cioè tutta roba da raccogliere. Ma se casco di sotto mi attacchino i mostri per la nostra gioia. Ho finito il caccia struzzo, incredibile. Ma fortunatamente abbiamo la fabbrica qui. Allora, ho trovato il calcestruzzo in macchina e colgo l'occasione anche per fare una strada curva qui alla fine della nostra strada, perché in realtà voglio fare qui l'edificio che ci prende il quarzo, il cristallo di quarzo, ok? Che in realtà ancora non l'abbiamo portato in giro, quindi la fine della città di Dune sta vicino a questo punto. Probabilmente faremo intorno a dove sta quel posto il nostro ascensore spaziale, intorno a sto palo verticale. Quindi diciamo che abbiamo fatto una bella struttura, mazza, oh. Quindi ritorniamo a noi, qui abbiamo tutto, abbiamo fatto i primi 4 trasmutatori, mo dobbiamo lasciare. Vediamo se devo lasciare per forza un'intera fondazione di spazio oppure no. Allora, così arrivo alla fine della cosa. Ma mi sa di sì. Senti, dove comincia questo ragazzo? Praticamente due scatti dopo una linea di fondazione. Ok, è qua. Perfetto. Perfetto. Cerco di farlo un po' più stretto, ragazzi. Ok, qui si devono toccare il culo. Ok. Ho finito il cavo, ragazzi. Potrei farlo anche leggermente più stretto. Che se toccano i piedini così. Spazio occupato, no, non gli piace. Quindi, spazio occupato. Fino a boh mai fatto fa. Ah, ok, non posso sgravare più di tanto con sto fatto del culo, insomma. Vediamo se posso spostare questo di uno. No, non credo, cacca. Non credo che sto ottenendo niente di utile. No, apparentemente ho solo stretto di uno scattino questo qua, ma non è worth, cacca. Se lo posso fare solo da una parte, sarebbe stretto tutto da una parte asimmetrico. Questi si stanno a toccare, yes! Quindi ecco qui ci saranno le nostre fabbriche dei biglietti. Tutta la nostra base finirà in questa parte mostruosa di logistica in cui butteremo tutta la mondezza che produciamo nella città. Anche dalle parti diverse del palazzo, già mi sono tenuto, cioè tipo i palazzi staccati. Porteremo la roba qui che verrà buttata in questi trasmutatori. Quindi ragazzi, abbiamo proprio tutto pronto. Abbiamo tutto pronto, ragazzi. Qui l'ho messo troppo vicino. Ok. Ok, piazzato tutto. Cominciamo a piazzare questi benedetti ascensori. Quindi 1, 2. Ovviamente li mettiamo tutti livello 3 perché ho cercato di ridurre il numero dei trasmutatori pensando al fatto che unisco a gruppi di risorse le belt, ok? Tipo una tutta la roba del ferro, alla fine più o meno sta a meno del 2,70, però li devo unire tra di loro in una belt di livello 3. Quindi abbiamo fatto quasi tutto. Perfetto, mo tocca fare. Che famo? Il vetro? Se famo il vetro, però prima di tutto devo trovare modo di chiudere. Beh, posso fare mezza fondazione così. Ok. Mo ci pensiamo, intanto vediamo come viene. Ok, in realtà non viene bene.
Qui basta quella vera, ok. Ah, si incontrerebbero così. Però se qua mi invento tipo una roba, tipo una porta o una roba del genere, io entro qui e raccolgo i biglietti da qua. Quindi perché non fare una porta qui, proprio al centro? Pareti. Ok, va bene. Va bene. Anzi, pure simmetrica con le barre di ferro che sono. Vabbè, basta. Vabbè, abbiamo trovato la grafica. Abbiamo trovato la grafica. Quindi, qui stiamo a metà della fondazione. Bisogna mettere prima la barriera stradale. Ne ho messe due con il doppio clic che non è necessario. Ok, la sostituiamo con una finestra e possiamo andare avanti. Perfetto. Quindi, qui ci vorrà. Parete e parete, lo mettiamo pure dall'altra parte, la stessa cosa. Rampa e rampa. Tiè, perfetto, quindi qui io potrei entrare e raccogliere i biglietti che si sono farmati, ok? Mo devo arrivare fino al tetto per coprire sto bordello, oppure fa tipo una costruzione simpatica per tipo fa sbucare ste antenne. Vediamo che cosa si può fare, eh? Vediamo che cosa si può fare. Intanto ricordiamoci che sta roba non si può fare, il vetro tocca al pavimento, non mi piace. Quindi mo facciamo questo ragazzo qui. Ok, rimettiamo questo. Prendiamo questo. Ok, tanto per non farmi vedere che diciamo il vetro finisce nel nulla, facciamo così e quindi c'è un murello dappertutto. Ottimo, qui entro qua, diciamo che sarà un mini edificio dentro l'edificio, ok? Non credo che sarà... no, non penso che sarà impresentabile, forse possiamo fare tipo questo coso qua converge qua dentro? Boh, no, non credo, non credo che... Faccio, sicuramente non farò finire questo edificio qua lasciando uno spazio, quindi magari potrei fare... No, no, sarà una stanza interna, ragazzi, sarà una stanza interna, per forza. Quindi, continuiamo a fare questo. Sicuramente un pilastrino di calcestruzzo piccolo per coprire l'angolo ci vuole. Quindi li mettiamo a tutti gli angoli. E molto bene, e mo dobbiamo continuare a fare le nostre finestrone, che qui si interrompono, ma le prenderò con un muro, ok? Ci mettiamo un muro là che sale in su in verticale. Qui no, okay, attenzione, ok. Ok, quindi prendiamo muro. Almeno due botte sicuramente ce vanno, eh? Ok, saliamo un attimo su un trasmutatore per avere l'idea di che punto sono arrivato. Poi ricordiamoci che il trasmutatore, essendo così grande, probabilmente riusciremo a far passare il cavo della corrente all'interno del coso, quindi non, manco ce ne accorgeremo che sarà collegato alla corrente. Allora, proviamo, eh. Tetto 4 metri fa veramente schifo fatto così. Volevo lasciare in qualche modo aperte le antenne, ma stanno messe in tutti i posti del cazzo e quindi...
A meno che non lo faccio con le fondazioni, ma dopo c'ho, diciamo, un tetto solido per un edificio. Vediamo come si può fare. Allora, se lo voglio fare con queste fondazioni, c'è troppa roba in mezzo ai maroni. Però forse la posso mettere laggiù. Però... vediamo, proviamo che si può fare. No, non c'entra manco una mezza fondazione per quanto spazio, poco spazio c'è. No, quindi mi sa che mi conviene o sollevare il muro. Sì, un altro murello. Vediamo se poi se riesco a far tetto. Il tetto in vetro alla fine sembra quasi che va bene, pure se si compenetra con qualcosina. Allora, se esce un coso così va benissimo, ma chi se ne frega, ragazzi. Chi se ne frega, ma manco se ne accorgiamo, cacco. Quindi io direi che lo facciamo così, tutto un vetro. Ovviamente alziamo pure il coso di cemento ai lati. Ok, quindi qui, no, qua andava bene. Tetto 4 metri. Ah no, aspetta, attenzione, perché qui si smaiala tutto con quel fatto della fondazione spostata. Attenzione. Ok, e qua in mezzo ci vuole un tetto di un altro tipo che sia solido. Quindi, tetto in metallo è veramente brutto. L'unico che è coerente con quest'architettura è questo qua. Quindi mi sa che lo facciamo in cemento, cioè in asfalto. Vabbè, ragazzi, a me mi pare che va benissimo, cacco. A me pare che va veramente benissimo. Quindi, qui facciamo questo. Tiè. Infatti qua sotto ci stanno 47 depositi di risorse che non abbiamo sfruttato. Con i mostri addirittura, qualcosa centrale, vabbè, ma chi se ne frega, ragazzi. Alla fine, sì, è limitato. Le risorse Satisfactory sono limitate, tra virgolette, dalle belt e da queste cose qua, ma ce ne stanno talmente tante che, come vi ho detto fin dall'inizio, l'unico limite che c'è sta a sto gioco è quando ve si fonde il computer, quindi... non c'è veramente nessun problema a continuare a fare altre fabbriche, altre cose, altre miniere, a non utilizzare ricette speciali. Avete visto più ricette speciali dall'inizio della campagna? Mai più, calcola. Quindi, tetto piatto. E tetto piatto girato dall'altra parte, così il bordo spesso sta dall'altra parte. Qui, ovviamente, il bordo spesso sta dalla parte. Ok, yeah. Quindi qui il dentino sta di qua e qui il dentino sta di là. Perfetto, cambiamo materiale, tetto in vetro, piatto. È la comodità da avere la roba vicina, ragazzi. Veramente assurdo, ci mette un secondo a ritornare a fare cose. Quindi qui abbiamo finito anche questo lato, yes. Poi sicuramente ci metto qualche dettaglio sulla parte superiore, tipo non so, un murello o qualcosa del genere. Vediamo. Qui proprio manco una finestra c'è stata, ok. Ok, attenti a non cascare sotto, fammi allungare. E l'ultima finestra rimessa, ti è tutti ottagoni, ragazzi. Si fa fare, presentabile da morire, qua, ragazzi, veramente bellino. Manco c'è bisogno della luce, secondo me. Al massimo ce ne metto una proprio nell'edificio che sovrasta tutto ciò. E vediamo mo semplicemente di fare questo. Allora, diciamo che vorrei lasciare sempre una fondazione prima di chiudere l'edificio. Quindi, anche dall'altra parte che facciamo? Facciamo anche qui una sola fondazione, che è questa qua. E quindi prendiamo il pilastrone. Zoop, eccolo qui. Quindi prendiamo. Oh, ammazza quanto sto lontano. Ok. Ok, tiè, perfetto. Quindi qui finisce l'edificio. Abbiamo già trovato la fine dell'edificio. E fin qui ci siamo. Senti, qua quanto è lungo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Veramente poco spesso. Direi che qua, se devo mettere una roba verticale, devo mettere la mezza fondazione da 4 metri
al centro di due fondazioni, ok? E facciamo al solito la solita zampa, tra virgolette, che regge il nostro palazzo. Quindi, oh, qua che è successo? Qua zì, che è successo? Forse qua ci voleva una mezza fondazione, perché là c'è sta il passaggio segreto per scendere al piano di sotto. Ok, quindi facciamo così, eh. Facciamo così, facciamo così. Quindi, perfetto, stiamo qua, prendiamo rampa. Verso di noi. E anche qua così. Cerchiamo di capire quanto è lungo il palazzo invece. Ok, 13 più le due che non ho considerato per arrivare alle colonne sono 15. Quindi, come si potrebbe fare? Ogni 3, vediamo come farebbe. 1, 2, 3. E qui ci metto una colonna. Ok, allora qua ci saranno due finestre strette. Due un po' più larghe qua giù, ok? Quindi faremo anche qui la stessa roba che già conosciamo con le fondazioni, oppure mega open space, insomma. Quindi qua ci sarà una mega finestrona senza che faccio altri impicci. Quindi prendiamo uno di questi, andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Ok, pure qualche murello messo, quindi già siamo quasi pronti. E va bene, raga. Allora, che cosa si può fare mo? Finiamo finestre e cerchiamo il tetto? Raga, squadra che vince non si cambia. L'abbiamo fatto sempre coerente. L'ho cercato di far praticamente tutto in vetro, come se fosse una specie di capannone, perché tanto alla fine contiene un altro edificio intero. Quindi, tra virgolette, non c'è bisogno che sia proprio una struttura pesante, no? Quindi qui c'è già tutto, ho già collegato le luci al piano di sopra con la corrente che passa in realtà dentro a sta colonna. Mo' aspetto soltanto di fare la roba nell'Underdark. Mo' che bisogna fare? Mo' tocca tribolà, ok? Mo' tocca tribolà, ragazzi. Allora, raga, sono venuto qua sotto, ho tolto tutti i nastri trasportatori intorno agli ascensori, visto che ognuno farà una roba diversa, ok? E mi preparo, visto che avrò 6 ingredienti, a fare le pareti triple. Guarda che ti faccio, eh. In realtà stavo vedendo il fatto che qui mo abbiamo un problema. Abbiamo il problema che se io faccio così, devo fare in modo che tutto è preciso, tutti gli angolietti e roba del genere, ok? E qua dentro, tra le due pareti, che tre alimentano sto lato e tre quello l'altro, ci deve andare qualcosa che attappa, tipo questo. Non posso metterlo nel modo più corto possibile, che ci avevo provato già a farlo qui, perché altrimenti questa parete semplice mi copre la prima entrata della parete dopo. Quindi lo sai che faccio? Senza fare cose strane, lo piazzo praticamente a metà di questa fondazione, come vedete. A metà di questa fondazione c'è la parete semplice. Qui ci stanno quelle nastri con 3 buchi nel muro. Facciamo così. Mo' questo dovrebbe andare lì. Torno due indietro. Perfetto, quindi questo qua già andrebbe bene, ok? Già andrebbe bene così. Tiè. E qui caricheremo le risorse, diciamo, necessarie a fare la metà di queste ricette. Poi sarà un macello gestire tutta la roba che arriva da di qua o da di là per farla entrare nel buco giusto, ma questo ci divertiamo in un altro momento a farlo. L'unica cosa, manca anche un'altra cosa. Manca anche un'altra cosa. Qui ci vogliono 6 separatori intelligenti, perché io prima le do la priorità a casca tutto dentro al coso, all'assemblatore che mi fa le robe per razzo. Però una volta che hai riempito tutto, va nel trasmutatore. Quindi, tiè. Quindi, separatore intelligente. Che non è allineato col buco. Perfetto. Quindi questo ce l'abbiamo. Oppure posso metterlo anche direttamente là, senza che mi faccio prendere a male queste cose qua. Scusa, facciamolo direttamente ando devo mannà. Che vorrei un attimo capire come funziona il nastro di trasporto e passa qua, però. Passa dentro l'assemblatore. Quindi il contrario facciamo.
diciamo che l'assemblatore sta poco prima dell'ascensore. Invece di stare sul percorso. Quindi facciamo così, così. Quindi ragazzi, lo splitter lo mettiamo appena prima di sto coso. Ok, tiè, guarda qua. Ci metti un'altra volta il percorso livello 3 là dentro, senza che mi metto a battere l'ascensore a rifallo. Chi se ne frega. Sbagliatissimo questo. Ok, tiè. E mo qua posso fare così. Mamma mia, che merda. Allora, ragazzi, sono entrato nel piano logistico. Mo la cosa qual è? È che avrò tre assemblatori che fanno tre cose diverse. Quindi ho tolto tutti i percorsi tra di loro, tutti i splitter e tutte queste cose. Ho montato qualche separatore intelligente. Attenzione, ci servono i splitter intelligenti. Perché sta cosa è che diamo priorità a farci il componente del missile, insomma, della fase 2. Quello che avanza lo buttiamo nel trasmutatore Awesome. Quindi. Io che faccio? Metto pure il buco triplo nel muro. Ecco qui. Buco triplo nel muro. Mo' speriamo che non tocca il dietro di sti cosi. No, no, no. Si fa vedere, si fa vedere. Ok, quindi. Tutti vanno dritti con qualsiasi verso di qua. Ok, l'eccesso poi lo gestiamo. Ok, quindi io devo fare la stessa cosa. Anche da quest'altro lato. Ovviamente avevo toppato. Ok, una volta che l'ho così, ti compare la linea verde così. Perfetto, quindi togliamo i nastri trasportatori livello 1 e posso metterli tranquillamente livello 3 e si riattacca. Oh, ma che c'è sta qua in mezzo? Che c'è sta qua in mezzo, zì? Ragazzi, sono un po' lontani questi ragazzi. Ok, lo mettiamo a livello 3 che si aggancia. Quindi togli qua, ci regoliamo con quest'altro. Si aggancia. Si aggancia, facciamo tutto a livello 3 per sicurezza. E quest'altro invece. Di arrivare da quella parte, arriva da questa. Ok, ops. E quindi eccoci qua, questi sono gli ingredienti della fase 2. Sembra che non ci siano, sembra che ancora li devo collegare, ma in realtà ci siamo già, ragazzi. Mettiamo questi qua, in modo che non devo fare roba tipo simmetrica strana. Anzi, fammi fare questi livello 3, anche se non servono assolutamente a nulla. E mo cominciamo. Se riesco a fare degli angoli retti interessanti, così a collegare. Già con i futuri. Ah, attenzione, anche qua ci vogliono i separatori intelligenti, quindi me ne servono altri 3. Ed eccoli qui gli altri 3. Mo' questi possono essere collegati direttamente a quei cosi. Quindi diciamo che la roba principale andrà di qua. 1, 2. E poi gestiamo che cosa fa l'output, diciamo, in eccesso. Questo lo mettiamo di qua. 1, 2. Ok, attenzione, questo dovrebbe passare qua, quindi 1, 2. Ed eccoli qua. Quindi la roba entra da sti due muri, viene elaborata là e con priorità andrà qui dentro, ok? E si dirigerà verso dove troveremo, dove faremo il nostro bellissimo ascensore spaziale.
tutti gli eccessi e tutte le altre risorse del gioco le devo mandare qui, ok? Quindi non sarà per niente banale. Allora, lì ci sono 4 risorse. Comunque c'è sta qualche mostro che mi insegue, ok? Lì ci sono 4 risorse. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16 risorse, di cui 6 già le ho messe qua dentro, me ne mancano 10. Ci vanno altre 10, 10 buchi nel muro, che potrebbero tranquillamente stare qui. 1, 2, 3, 4 e 5. Tieni. Quindi tutte le altre risorse le manderò qui dentro. Le devo unire in modi intelligenti con anche gli eccessi che sto utilizzando lì per ottenere linee da buttare nei trasmutatori o somma adeguati, ok? Quindi mo, ragazzi, vi faccio un mega taglio con cui, in cui diciamo io mi metto a litigare con sta roba e vediamo che risultato otteniamo. Ci vediamo fra poco, in cui ho collegato tutto.